Sbrigati che il dottor Moroni già ti ha chiamato tre volte. Che te pareva? Con 18 uccelli che ci stanno, quello cerca sempre a me. Se deve essere innamorato. Sì, ma che vai dentro e vedrai che bella dichiarazione d'amore ti fa. Avanti! Buongiorno, dottore! Ah, è lei, Presutti. Agli ordini, dottore. Che mi ha cercato, dottore? Presutti! È un anno che io la cerco tutti i lunedì mattina alle 8. Ora in cui lei dovrebbe essere in ufficio come tutti i suoi colleghi. Ed è esattamente un anno che tutti i lunedì mattina lei si presenta alle 8.33. Ma vede... Mi lasci finire, Presutti. 33 minuti alla settimana. Per 52 settimane fanno circa 30 ore di ritardo. E cioè ben 5 giorni di assenza dal suo posto di lavoro. Lei sa che per molto meno c'è chi è stato processato per assenteismo? Lei sa che potrei denunciarla alla Procura della Repubblica? Lei sa che potrei farla licenziare in tronco? Non la prego, licenziare no! Ci ho messo 3 anni per trovare sto posto! Ah, 3 anni! E prima cosa faceva? L'università, come tutti! L'università? Ha, non vorrà mica dirmi che ha preso anche la laurea! In legge, dottore! Ah, lei ha la laurea in legge e fa l'usciere! E per forza i posti da scopino erano finiti tutti! Comunque, Presutti! O lei desidera che la chiami dottor Presutti? No, tutto al più mi può chiamare dottor Usciere. Non faccia lo spiritoso! E si ricordi che un altro ritardo è qui dentro lei, ha chiuso. Chiaro? È chiaro. E adesso ritorni al suo lavoro. Si fa per dire. Presutti! Sì, dottore! Ferme. Sì, dottore. Mi ho detto bene. Memma a me, ma lui non lo sa che gli faccio. Io gli do un cazzotto avanza così, così. E poi gli do un calcio ai stinchi e poi... Presutti! Sì, dottore? Mi ero dimenticato di dirle che ieri lei ha fatto veramente schifo. Ma ieri non era un servizio, dottore. Ha fatto schifo lo stesso. Ma veramente... Guardi... Sta cazziata, E che ci vuoi fare? C'ha le corna e si sfoga con me. Ma che me frega? Basta che passino ste 5 ore e mezza e poi vado a casa e son signore! Oh! Ma che te credi di far signore qua dentro? Ancora n'hai lavati i piatti! Non si potrebbe addobrare la lavatrice? La lavatrice per 4 piatti con tutta l'energia che consuma! Ma che sei matto? Ma allora che ce l'avevamo a fare per bellezza? Ce l'avevo perché ce la dovevamo avere! Anzi, st'altro mese voglio pure cambiare modello perché questa è un po' passata. Ma non se tocca! Ma che deve morire di vecchiaia? Che c'è? Sempre a litigare! Ma con questo non ci si può mai parlare in pace! T'aggredisce subito! Ma vedi, Micia... Alvaro, perché fai arrabbiare sempre la mamma? Lo sai che le fa male affaticarsi. Ma come? Io lavo i piatti e lei s'affatica! C'hai pure il coraggio di rinfacciare per una volta che fai qualche cosa? No, a dire la verità i piatti lavo sempre io. Il pavimento, il lavandino e pure il cesso. Oddio, Dio, non la faccio più, mi sento male, oddio. Oddio. Mamma, mamma, è cara! Che? Oddio! Mi manca il respiro, non la faccio sei più! Sei proprio una belva! Oddio, una sedia! Una sedia! Una sedia! Ecco la sedia! Che mi devo arrivare! Sì! Non la faccio più! Oddio! Calma! Posso fare qualcosa per lei? Sì! Fai restare vedova mia figlia! Manuela? Sì? Che dormi? Quasi! Manuela, devo dirti una cosa importante. Temo che tua madre non mi ami moltissimo.
Ma che dici? Mia madre ti adora. Ah, meno male. E tu mi ami, Manuela? Ma certo, che domande. Mi ami da morire? Da morire, da morire. Da morire tu o da morire io? Ma che stai dicendo? No, niente. Così. Tu sei pazza di me, vero? Sì. E allora facciamo l'amore? No. Ah! Lo sai quello che devi fare domani, no? Devi essere in perfetta forma. E poi abbiamo deciso di farlo una volta al mese, no? Veramente lo hai deciso tu? Sì, ma per il tuo bene. Ma questo mese non potremmo farlo due volte? Meglio non eccedere. Eh già, me dovessi ammazzare le scopate. Siamo giunti alle ultime battute dell'incontro Lazio-Campobasso. Le due squadre si sono fino a questo momento fronteggiate con uguale impeto e il risultato di 0-0 sembra riflettere il reale equilibrio delle forze in campo. Da entrambe le parti il gioco sta diventando ora più falloso e l'arbitro, il signor Alvaro Presutti, deve intervenire ripetutamente con fermezza onde evitare il peggio. Ma vediamo che un giocatore in questo momento è costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Il gioco è ripreso con la Lazio di nuovo all'attacco. Azione personale del mezzo destro laziale che scarta un avversario. Si libera del secondo. Salta anche il terzo, ma viene messo in questo momento rudemente a terra. L'arbitro interviene prontamente. La Lazio ha battuto la punizione ed ora si distende all'attacco. La palla filtra tra le maglie della difesa del campo basso. Tiro. Reclamano per un Presutto fuori gioco e circondano l'arbitro Presutti, ben noto per la fermezza con cui dirige gli incontri. Il gioco è fermo per un nuovo deciso intervento dell'arbitro. Nulla da eccepire neanche questa volta sulla prontezza del suo operato. Il gol era difatti certamente da convalidare. Ci si chiede semmai dove trovi tanta energia un direttore di gara dall'apparenza così minuta. Intanto i due giocatori colpiti sono costretti ad abbandonare il campo. Adesso è il Campobasso che riparte l'attacco nel tentativo di rimontare lo svantaggio. Azione sulla sinistra. E duro intervento della difesa laziale. L'arbitro interrompe il gioco e concede un calcio di punizione. Vediamo quindi che si sta per formare la barriera. L'arbitro Presutti interviene a far retrocedere i giocatori con i suoi metodi ultra persuasivi. Punizione contro Lazio. Vivaci le proteste dei giocatori laziani in questo momento, mentre ci si appresta a battere il rigore concesso al Campobasso. Tiro. All'ultimo minuto ha pareggiato il Campobasso e l'arbitro Presutti da questo momento il segnale di chiusura. Sugli spalti intanto si scatena il finimondo. Sull'arbitro tutta la loro delusione. Certo però che 100.000 persone che te gridano cornuto. Se non fossi più che sicuro di mia moglie, un dubbio mi verrebbe, Va bene che il marito è l'ultimo a saperlo, ma che lo sappia dopo 100.000 persone, ma pare un po' esagerato. Lo dice a me, ecco, io sono arrivato, Senti, io stasera sono scapolo, sono liberissimo, perché mia moglie e mia suocera sono andate a Cesenatico per vedere la casa di quest'estate al mare. Che volemo fa? Allora ci diamo la pazza gioia. Giusto, tengo due... Due ragazzi? No, due biglietti per il concerto. Magari se telefoniamo, sposi? Ci telefoniamo? Sì, che è meglio. Va bene, ciao. Ciao.
Dica? Senta, quante volte le ho detto di non dirmi dica? E allora non dica, tanto se dice non dice a me me ne frega proprio niente. Oh. È arrivato sto pacco per lei. Per me? Per lei, c'è il nome suo. Chissà cosa c'è dentro. Ah, non lo so, ho provato ad aprirlo ma c'è lo scotch intorno. E lei se ne sarebbe pure accorta. Ah, così lei apre la mia corrispondenza, ma eh? Ma quale corrispondenza? Sono 2 anni che sta qui e non ho fatto altro che più visite cambiate. Senta! Dica? Niente, niente. Che bella cosa il citofono. Dica? Caro arbitro, metta l'allegata cassetta nel suo videoregistratore ed improvviso le si apriranno gli occhi. Un amico. Questo deve essere uno scherzo da amisocera. Perché lei mica gli va giù che la federazione mi ha regalato il videoregistratore. E la corrente chi la paga? Io quasi quasi per fargli dispetto la butto. Sì? Ah, se ne è sposito. Senti, guarda che col concerto mica me ce freghi, eh. Ma perché non vieni giù a casa mia? Che se famo tu spaghetti, hai olio e peperoncino. E se rivedemo la partita che è a Germania? Te va? Ammazza che vita! T'aspetto, ciao! Ma vedemme se la va. Magari se famo tu risate. Ecco qua. La poltroncina mia. Ecco qua. Così. Ammazza forte sto telecomando. Ci manca solo che fa bollire l'acqua dalla pasta. Zacchete! Manuela! Ma... Manuela! Manuela, ma... E chi è questo? Manuela, chi è quest'uomo? Manuela, dimmi chi è quest'uomo che... Ma levo il braccio! Levo il braccio e te lo spezzo, eh! Ma levalo! Levo il braccio! Ma dove vai? Ma dove vanno sti due? Ma dove andate voi due? Ma che stanno a affrontare? Ma sono affrattati! Se sono affrattati! Non la tocca, eh! Non la tocca, eh! Manuela, vai via! Manuela, vai via! Manuela, Manuela! Manuela, che fai? Oh, non la sciogli! Non la sciogliere! Non la sciogli! Non la tocca! Non la sciogli! La sciolta! Io te faccio! Staccate! Brutti zozzoni! Manuela, ti fai vedere da tutti! Culo no! La sta toccando! Cornuto! So cornuto! E me l'hanno gridato pure in 100.000! Vox populi! Vox dei! Il cuore! Mi ha spezzato il cuore! Non ce la faccio! Non ce la faccio più! E lasciali! Che? I spaghetti! Hai sposi? Ma te pare questo il momento da pensare ai spaghetti? Io non la faccio più a reggere sta situazione! Magari a quella svergognata che ritorna con quell'altra smantrappata dalla madre! Io c'ho paura! C'ho paura! Ma c'hai paura di ammazzarlo? No! C'ho paura che mi danno pure un sacco di botte! Facciami socera, quella me la de brutto, eh! Ma sei proprio sicuro? Sai, alle volte le lettere anonime esagerano! So sicuro! E che ci sono dubbi? Guarda! Tiè! Via, via! Via, guarda, via! Ecco! Guarda sto gran cornuto! Cioè, il cornuto so io purtroppo! Eppure a me sto sellerone mi pare una faccia conosciuta! Lo devo aver visto da qualche parte. Sì, ma pure a me ricorda qualcuno. Effettivamente, c'ha una faccia conosciuta. Ma... Fermo! Ecco chi è! Chi è? Ma come può essere? Come può essere? Ma può essere che? Che sia lui! Ma lui chi? Walter Grass, la nuova punta tedesca della Juventus. Walter Grass? Sì! Ma sì! Hai ragione, è lui, Walter Grass, dell'Amburgo, che quest'anno gioca nella Juventus. Come no, gran bel giocatore. Beh, è un bel giocatore. Abbi pazienza, io me lo ricordo, come no, è un bel giocatore. Sì, sì, è lui, non c'è dubbio. Ma io lo stronco, io gli faccio fare la partita a zoppi contro Sciancati. Io vado negli spogliatoi e quando meno se l'aspetta, lo sai che gli faccio? No. Così gli faccio! Ah, ma che si pazzo, te la piglio con me? Sì, sono pazzo! E poi vado lì di notte, più un martello, gli rompo tutte e 8 i menischi! Guarda che i menischi sono 4! Ah sì? Allora gli rompo un braccio, così! Ma e poi vado lì, gli rompo la testa! Oddio! È il posto da misogina! Che hai combinato? E che ne so?
A leggi che più i gocci. Ma che vuoi gocciare? Qua l'hai distrutto. Ma sì che quella mi spacca la capoccia. Alva, tu ti devi calmare, hai capito? Sì, che ti devi calmare, no? Devo calmare. Qui tu devi agire di sorpresa. Devi stroncargli la carriera. Se solo me lo trovo a giocare sul campo, gli faccio a penne gli scarpini al chiodo per tutta la vita. Ma tu che c'hai tutti quelli intrallazzi con la federazione, non me potresti dare la mano? Non lo so, non ti posso promettere niente. Però devi stare calma, hai capito? E non devi fare altri guai. Sì, lo so, ma sbrigami se sposi. Perché se solo vedo mia moglie, può essere che gli do una capocciata così. Oddio, mi sono rotte le corna. Pronto? Allora, ma che fai? Sei ancora a letto? Sì, perché? Come sono? Sono le 8, farai tardi in ufficio. Le 8? Ma ti ho fatto tardi? Non mi è suonata la sveglia! Volevo dirti che noi torniamo in mattinata. Ma se vabbè... Dica? Sì? Ma che si è messo in testa lei? Perché? Che si vede? Si vede sì! Comunque lei si faccia gli affari suoi. E sa cosa le dico? Meglio cornuto che portiere! Oh! Dica? Hai visto come ridono? Si deve essere diffusa la voce. Ma riderà bene chi riderà ultimo. Riderà bene chi riderà ultimo! Lei è sempre l'ultimo. Sì, dottore. Io non so cosa abbia in testa. Ma io sì, purtroppo. Ma non si vergogna? Me vergogno sì, ma che ci posso fare? Come che ci può fare? Devo uscire prima la mattina e vengo in ufficio con la testa sgombra. Se me la potessi sgombrare me la sarei già sgombrata. E sa quanti altri come me, magari pure lei, dottore. Ma cosa dice? Ma vada al diavolo, sì. Le farò rapporto. Alva! Che è? Ma che ti sei messo in testa? Ma motta ci metti pure da guarda che io... Ma che la mattina esce care ticelle. Ah, hai capito perché ridevano. Quando uno c'ha la coda di paglia, anzi, a fronte di paglia. Ma che stai dicendo? Niente, niente, parlo tra me. Ma che sei diventato scemo? Fammi passare, va. Presutti? Sì? Presutti, che ci dici dei Romascoli di domenica prossima, eh? E di Torino Avellino? E che ve posso dire? Niente. Non ve posso dire niente. Ma come? Fai l'arbitro e i colleghi d'ufficio? Manca una dritta, manca una notizia, gli dai. Colleghi che poi, se vogliamo, sono anche dei superiori. Ah, la superiore! Sei vice archivista, aggiunto e fuori ruolo. E c'è il coraggio pure di parlare. È roba che per diventare capo ufficio dovreste andare a pensione a 140 anni. E se voi ve volete far fregare i soldi da quelli delle scommesse clandestine, fate pure. Tanto lo so che qua dentro vi giocate mezzo stipendio al picchetto e l'altro mezzo al totocalcio. Chi è che parla di calcio qui? Allora, Presutti, il lavoro è sempre l'ultima cosa per lei. Non solo arriva in ufficio regolarmente in ritardo, ma passa tutto il suo tempo a distrarre i dipendenti con le sue ciance sul gioco dei piedi! Sul gioco di che? Dei piedi! Lei è un piedofilo, per non dire un piederasta. Quante volte l'ho detto che in ufficio non tollero discussioni su quell'abominevole follia collettiva che è il cosiddetto gioco del calcio! Che cos'è questo? Lo sapevo. Il Corriere dello Sport. Sequestrato! Ma che, ma non si può leggere neanche il giornale? Lei non legge il giornale, lei provoca. Tutti i suoi colleghi pendono dalle sue labbra per avere informazioni e lei li spinge verso il gioco, verso il vizio! Ma fossi non c'è gamba, avessi mai detto mezza parola! Ah, sì? E allora la metterò alla prova. Presutti, le ordino di dirmi chi deve giocare domenica tra Juventus e Fiorentina. Tra Juventus e Fiorentina? Sì. Chi deve giocare? Sì. Lei me lo chiede? Sì. E io non gli ho dito. No, adesso lei me lo deve dire. No, articolo 34 del regolamento federale. Senta, sa cosa ci faccio io col suo regolamento federale? Un volume grosso così è rilegato. Presutti, lei è un imbecille. Lei non mi piace. Non mi è mai piaciuto. Lei è un fallito, una nullità, uno zero. Lei è un sottosviluppato psicofisico. Lei è il quarto mondo degli usceri. Lei è talmente povero di mente che se la conoscesse Pannella farebbe subito uno sciopero della fame contro il Padre Eterno. Lei ha tutto al negativo. L'altezza, l'intelligenza, l'acutezza. Solo una cosa c'ho al positivo. Ma sì, e quale? Le corna. Si fidi.
Sei tu, caro? Sì, so io, so io. È certo che so io, sa. Speravi fosse qualcun altro? E chi? Il principe azzurro? No, gli azzurri no. Gli azzurri lasciali perdere, per favore. Accontentati degli stranieri. Ma che stai dicendo? Ce lo so io, ce lo so. Cos'è che sai te? E a lei che gli frega, scusi? Bel modo di rispondere. E io che t'ho comprato pure una cosa che ti piace tanto. La mamma l'ha comprata a Cesenatico apposta per te. A Cesenatico? Sì. Apposta per me? Sì. Vediamo che è. Ah, un piatto pieno di corna me volevate far mangiare. Ma allora volete proprio farmi sbottare? Ma allora me volete far arrabbiare? Guardi, signora, che se io mi arrabbio, faccio un macello, faccio! Ha capito? Oh, ma che sei diventato matto? No! Lei allude, signora, lei allude! Ma che allude se fino a ieri ti morivi dalla voglia di mangiartene? Ma che... E oggi non me ne marò più! Anzi, sa cosa le dico? Che se non ve la piantate, ve faccio morire! Oh, ma queste gli rodono proprio le corna, eh? Sì! Mamma! Le lumache! Hai capito? Mi viene sotto con le lumache, mi viene, tanto per sfottermi, come per prendermi per i fondelli, come da di... Hai visto quante belle corna ti abbiamo portato da Cesenatico? Perché lei, di sicuro, gli regge il gioco alla figlia, sta ruffiana. Ma che segrete? Io gli prendo le budella, gliele intorcino e gliele metto in bocca, gliele metto. Che segretano che sono stronzo? Tu è sorda. Oh, chi è? Ah, sei tu? Ah, scusa, sposi. No, niente, stavo parlando tra me e me. Sì, sì, non mi sono fatta accorgere di niente. Massima indifferenza. All'inglese, ecco. Ecco, bravo, bravo, continua così. Volevo dirti che ci sono delle novità. Grazie all'interessamento dell'amico Tignola qua, siamo riusciti a farti designare a dirigere la partita Fiorentina-Juventus di domenica prossima. Sei contento? E come non so contento? Non vedo l'ora che vi è domenica. Grazie, sposì, sei veramente un amico. Walter Grasse, sei mio. Come lei è stata tua, l'immortacci sua. Signore e signori, siete di nuovo collegati con lo stadio comunale di Firenze per gli ultimi 5 minuti della partitissima Fiorentina-Juventus. Un incontro che la Fiorentina sta conducendo per 1-0, dopo che alla Juventus sono state annullate ben 4 reti, tutte segnate dalla sua ala sinistra, Walter Grass. Nonostante che i gol di Grass fossero sembrati a molti regolarissimi, l'arbitro, signor Presutti, non ha avuto alcuna esitazione ad annullarli. Si tratta comunque di un arbitro noto per la sua imparzialità, scelta apposta per dirigere un incontro così importante. Ma ecco Grass ancora in possesso di palla, è a centrocampo, si libera di un avversario, si libera di un secondo avversario, avanza ancora, entra adesso in area di rigore, punta pericolosamente a rete, ma viene afferrato con le mani e scaraventato per terra, rigore, è rigore sacrosanto. L'arbitro interviene prontissimo. Ma che succede? L'arbitro, anziché concedere il rigore contro la Fiorentina, ha decretato una punizione contro la Juventus. Ecco, ora è accaduto qualcosa che non siamo riusciti a vedere bene. L'arbitro ha negato il rigore a Grass e subito dopo questi deve averlo colpito con un pugno. L'arbitro Presutti infatti è a terra esanime e in questo momento viene soccorso. Che? Dove sono? Che è successo? Ah, ora ricordo! È Grass che mi ha dato uno schiaffo! Fuori! 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 La partita ha avuto così un epilogo imprevisto che certamente provocherà gravi strascichi. Walter Grass ha colpito violentemente l'arbitro ed è stato espulso. Questo atto di aggressione, in parte spiegabile per singolare comportamento dell'arbitro Presutti, potrebbe costargli molto caro. La durata della squalifica, perché Grass verrà certo squalificato, dipenderà ora dal referto arbitrale. Siamo qui negli spogliatoi dopo l'inaspettata conclusione dell'incontro odierno. L'atmosfera è ancora incandescente, i giocatori vanno via a testa bassa. Speriamo di poter portare al microfono Walter Grass. Eccolo, scusi signor Grass, cosa ci può dichiarare a proposito della partita? Ich habe die Nase voll von diesen Arschloch von Scheißrichter. Che tradotto in italiano significa? Merda! Adesso sarebbe interessante intervistare l'arbitro Presutti, ma non si trova da nessuna parte. Chissà dove si sarà cacciato. Vorremmo chiedergli di rispondere alle dichiarazioni di Walter Grass, ma sentiamo delle grida che vengono da quella parte. Andiamo, vediamo cosa è successo. Aiuto! Aiutatemi! Presto, aiutiamolo. Aspetta, fammelo prima riprendere con la testa del cesso. Sbrigati che questo ci muore. Ma tiratemi fuori da qui! Aiuto! Non respiro più! Aiuto! Piano, piano così, piano. Piano. Ma cosa è successo? Che
è successo? Ah, ora ricordo, è stato Grassi. Mi ha preso all'improvviso e mi ha messo con la testa del cesso. Oddio, a destra. Andiamo all'ospedale. Sì, andiamo all'ospedale, a destra. Reggetemi a destra. Calma, calma. E meno male che Grassi non ha tirato la catena. Il gesto teppistico compiuto dal centravanti Walter Grassi ai danni dell'arbitro Presutti, ricoverato in ospedale per sospetto trauma cranico, potrebbe costare al calciatore tedesco la radiazione dai ruoli. A seconda del referto che l'arbitro redigerà, Grasse potrebbe anche non giocare più al calcio. E ci puoi giurare che non giocherà più al calcio? Gli sto a preparare un referto che gli daranno l'ergastolo. A proposito, sei venuto fino a Firenze in macchina? Sì. Con quel macinino? No, che macinino? C'ho la macchina nuova. La macchina nuova? Sì. Hai capito? Ma che hai vinto al totocalcio? Sì, al totocalcio. A chi gioca al totocalcio? Io non gioco. Già, è vero. Tu non giochi mai al totocalcio. Tu fai le scommesse clandestine. E con quelli quando vinci? Quando vinca, hai ragione tu. Ciao, io me ne vado. Ci vediamo a Roma quando esci. Sì, ciao. Stai calmo e soprattutto non muovere la testa. Ai, oddio! Che? Mi fa male. E proprio a me me lo dici. Sposì, prima che vai via, dammi un bicchiere d'acqua. Subito. Ecco, bevi. Che ore sono? Sono le... Che? Ne vuoi ancora? No, basta così. Va bene. Ciao, Ciao. Buone cose. Stai calmo, mi raccomando. Voglio proprio vedere che macchina si è fatto. Questo è un bugiardo. Può darsi che neanche ce l'ha. Vedi che bella macchina. Quella si dovrebbe far Sposito. Ci vedi Sposito su qua la macchina? Ma quella è proprio la sua! O ha vinto davvero? O ha svaligiato una banca? Chi è? Chi è? Un momento! Ah, a destra! Avanti! A destra! No, non mi va niente! Non posso mangiare niente! Mi fa male troppo a destra! E che c'è da mangiare? Pensatino con purè! Ah, e mo glielo davo giù! Perché tu vuole rovinare me? Che ti ha fatto entrare? Guarda che io urlo, zitto, aiuto! Zitto! Io non ti volere fare del male. Se tu non urla, io prometto di liberarti, eh? D'accordo? E allora che vuoi? Tanto per te non c'è speranza, sa? Come esci da qui, ti faccio arrestare. Perché vuoi rovinare mia carriera, mia vita? Io non ho fatto nulla a te. Ah, mo chiami nulla, eh? E allora con mia moglie chi c'è stato, fra cazzo da Velletri? Con sua moglie? Io! Fingi, fingi. Magari te ne sarai scordato veramente. Tanto una in più, una in meno, per te è la stessa cosa. Brutto, crucco, figlio della mignotta! Lasciami! Fermo! Non me lo cagare, non ti ammazzo! Muovere. Te ne approfitti che c'è un trauma cranico, eh! Ma io ti sputo un ganocchio! Becchiate questo! Strilla, strilla, che troppo dovrai piangere! È piaciuta mia moglie, eh! Brutto, ma troppo. Cosa tu dici di moglie? Con tua moglie! Sì, con mia moglie, io! Che fai? Dammi in giro, ma io te trancio, capito? E mo te ne do pure un'altra, capito? Ma io non volere offendere te! Ma io con tua moglie, no! È ridicolo! È ridicolo, eh! Te sto gonfiato, te sto cacciando ridicolo, cacciò! Ora tu vedrai. Amore, vieni, come here. Stavolta il trauma cranico mi viene davvero. Così non è mai stato a Cesenatico, eh? Sì, io stato a Cesenatico l'estate scorsa, per qualche giorno a girare uno short pubblicitario. Ah, e che short pubblicitario era? Per un abbronzante. C'erano anche delle ragazze. Ah! E allora, come spiega questa? Mi è arrivata 3 giorni fa con la solita lettera anonima. Non so proprio spiegare. Vedi quella donna? È mia moglie. E tu insisti a dire che non l'hai mai vista? Sì, forse, mi pare, credo. Ah, ora ricordo, era una delle ragazze dello short per l'abbronzante. E si trattava evidentemente di un abbronzante integrale, visto che è nuda. Un momento, si tratta di un montaggio. E se tratta di un montaggio, sì, allora non è vero che sei Recchionen. Si tratta di un fotomontaggio. Tu guarda questa linea bianca intorno al corpo. Qualcuno ha ritagliato una mia fotografia e l'ha appiccicato alle spalle di tua moglie. È chiarissimo. Fa un po' vedere. Ed è anche fatto male, guarda. Sono le foto con dedica che distribuisco ai fans. Fotomontaggio, eh? Ma allora pure il nastro. È una stronzata. Eh? Qualcuno deve aver montato la prima parte del filmetto con Emanuele e Grass che corrono per lo show pubblicitario, inserendo poi questi dettagli. Chissà chi è questa. Magari qualche zoccolona prezzolata. Esaminiamo bene il corpo del reato.
Ma tu sei sicuro che questo culo, cioè questo sedere posteriore, non sia quello di tua moglie? Come fai a distinguere un culo dall'altro? Sono tutti uguali? E no, e invece te sbagli. Eccola la prova che cercavo. Questa voglia, Manuela, non ce l'ha mai avuta. Mai! Queste non sono le chiappe di mia moglie. Effettivamente, Manuela, questa voglia non ce l'ha. È certo che non ce l'ha. Un momento. Io lo so di diritto che non ce l'ha. Ma tu come fai a saperlo? Come? Ah, l'hai detto tu un momento fa, eh? Ripeto le parole tue. Comunque mi pare chiaro che questa non è Manuela. E di conseguenza l'uomo non è grasso. Qualcuno ha voluto farmi ingelosire perché io mi scatenassi contro di loro, anzi, contro di lui. Ma chi? A che scopo? Secondo me o qualche maniaco o qualche tifoso della squadra avversa. Certamente qualcuno che aveva un forte interesse per quella partita. Ma chi? Sei in casa, caro? Mia moglie. Sì? Alvaro? Sono tornata. Ah, c'è anche Sposito. Come va? Bene, grazie. La mamma arriverà a momenti. Meno male, stavo in pena. Ma perché sei così acido? Da un po' di tempo è diventato intrattabile. Secondo lei come si spiega? E questa come si spiega? Che cos'è? Non lo riconosci? È la foto della prima comunione, no? Io andrei via. Vado via così tolgo il disturbo. Di nuovo arrivederci. Arrivederla. Ciao, sposi. Ciao, ciao. Buongiorno. Buongiorno, signore, buone cose. Allora? Ma non so, l'avranno fatta di nascosto. Di nascosto, eh? E poi quello là non c'era. Lui no, ma qualche d'un altro sì. Quello che t'ha fatto la foto nuda, zoccola! Delinquente, che gli hai fatto? Te ne approfitti perché siamo due povere donne sole e indifese, eh? La luce in piccia, ringrazio Dio che... Che? Che pesa 100 kg, se no... Amore di mamma, che t'ha fatto quel bruto, eh? Io non ho fatto niente, è stato lui. Lo so che è stato lui, sta sapendo. Ma che è matta? Ma non lui. Lui l'altro. Ma figlia mia, come te sei imputtanita? Che le dicevo, tale madre... Zitto te! Mia figlia è una santa, cornuto! È una santa? Sì! E allora che ci fa tutta nuda? Posa per fare i santini? Posa, l'ho ammazzato! Ma è stato lui, t'ho detto! Ma lui chi, Grass? E allora chi? Sposito! Sposito? Sì, Sposito! Erano anni che mi stava appresso. Diceva che mi avrebbe lanciato nel cinema. Poi l'estate scorsa si è presentato a Cesenatico e mi ha fatto fare la pubblicità con Grass. E poi ha voluto che posassi nuda, perché diceva che se no non poteva lanciarmi nel cinema. Sta carogna! Allora è lui che ha organizzato tutto. Se mi capita sotto le mani, due schiaffoni gliela a nessuno. Così! Così! Ma pure quattro! E mentre tu eri in clinica, è venuto a trovarmi. Voleva che partissi con lui una settimana in Africa. E ha detto che ha un sacco di soldi perché ha vinto con le scommesse clandestine. Ecco perché ha organizzato tutto sto casino. Si è giocato la vittoria della Fiorentina. Sicuro che io avrei fatto perdere a Juve. Ma che c'entri tu? Che c'entro io? Che c'entro io? No, io non c'entro. Io me lo inchiappetto! Ti sei voluto disturbare ad accompagnarmi, ma non era necessario. No, ma che disturbare? E poi è la prima volta che vai a dirigere una partita fuori Roma dopo il trauma. A che ora parte l'aereo? Alle 11:30. Ah, benissimo, alla mezza stai a Milano in tempo per la partita. E a che ora c'è l'aereo stasera? No, niente aereo, prendo la cuccetta. Ah, prendi la cuccetta? Sì, prendo la cuccetta. Così domattina sto a Roma in tempo per arrivare con mezz'ora di ritardo in ufficio. Certo che a quel Grass ce l'hai combinata bella, eh? L'hai già compilato il referto? Sì, ce l'ho qua dentro. Più che un referto arbitrale, è una condanna a morte. Ma tu non te li convinti che lui non c'entrava? Sì, ci ho ripensato, come tutti i cornuti. E poi lui è un altro, con qualcuno me devo sfogare, te pare? Ah, certo, meglio lui che un altro. E perché meglio lui che un altro? Così, tanto per dire una cosa, no? Che ti pare? Ah, ecco l'aeroporto, L'aeroporto. Allora grazie, ci Ciao. Vediamo domani quando arrivo. Sì, buon viaggio, eh. Grazie. Ciao.
parla piano, Grasse. Non vorrei che Sposito ci vedesse. Ha portato il referto. È qua. E la scagiona pienamente alla fine della caccia. Guardi avanti, guardi avanti. Non capisco, Emanuela, perché devo andare a dormire da mia sorella? Parola mia, incomincio a pensar male, eh? Ti ho detto che questa sera voglio restare in casa da sola. Sì, ma se poi lo sa Alvaro, non vorrei che pensasse male di me. Sta tranquilla, Alvaro ti adora. Ma mi adora, va, mammina, mi adora, mi adora. Senti un po', ma se vai. Poi... Va bene. Pronto? Sì, sono io. Sono riuscita a mandar via la mamma proprio adesso. Saremo soli. Una notte tutta per noi. Sì, ti aspetto verso le 10. Sì, il portone te lo lascio aperto io. No, no, è meglio qui da me. Alvaro potrebbe telefonare. Ciao, a tra poco. Manuela, Manuela, ti voglio. Eccomi a te. Hai voglia? Sì, 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 subito. Faccio. Dai, fai in fretta. Aspettavo questo momento. Vieni. Tanto tempo. Sì, subito, subito, ecco. Eccomi a te, gioia. Eccomi, eccomi. Manuela, Manuela, ma dove vai? Manuela, Manuela, vieni qua. Ma lei chi è? Ma come si permette? Ma cosa vuole da me? Ma io non la conosco! Mi lasci! Mi lasci! Ah! Giustizia è fatta! 1-1! Palla al centro! Sturbo, vedi che stai calmo. Lo sturbo, quale sturbo? Sì. Oddio, lo sturbo! Lo sturbo! Papà, che c'hai? Mi fanno star male! C'è un medico, un infermiere, un farmacista, qua bisogna fargli qualche cosa! Papà! Oh, ma non c'è nessuno! Fammi la respirazione bocca a bocca. Sì! No, forse è meglio di no. Lo sturbo! Papà! Papà! Che è successo? Dire me ha segnato a Roma. No! Chi ha segnato? Di Bartolomei. Agostino? Sì. Agostino! Bellissimo! Mettere a fumare la pipa che ti famo presidente della Repubblica. Ma non stava per morire. Roma! E ti pare che lui muore mentre Roma! La Roma segna. E che va a passare laziale? Roma! Tre e ne avevamo fatti, non dico tre. Sì, quel cornutore dell'arbitro non c'ha nulla per gol di Bruno Conti, ha capito? Fuori gioco, lui diceva, quale fuori gioco? Ma quale fuori gioco? È che siete romanisti e non ci volete stare. Ha parlato il laziale. Ma perché ci stanno ancora i laziali in giro? Ma non vanno ancora messo tutti al parco nazionale? Ma lo volete capire che siete una razza in estinzione? Vedevano mettere in mezzo ai camosci.
perché già siete! Mosh! Hai capito? Sì! Ma dimmi un po', quest'anno la Lazio in che serie gioca? La Lazio è fuori serie! Come ste 1000 lire! Che infatti vanno al macero! Tiè, il fatto è che avete sbagliato la campagna acquisti, ma lo sai chi dovevate comprare? Chi? L'arbitro! Vero papà? Ma mica uno solo! Uno per ogni partita! Tiè! Tiè! Ecco il caffè! Ma come, pure la tazzina giallorossa? E te credo, così si beve devi baciare i colori della Roma! Ma io non bacio mai niente, dammi un'altra tazza! Non c'ho altre tazze! Non c'hai altre tazze? No! Guarda, piuttosto che beverlo qui dentro, lo butto nel cestino. E fa come ti pare. Ecco fatto. Rifiuti. Roma deve essere pulita. Su, sì, romanisti. Ma guarda, se un laziale deve venire a pier caffè al bar Forza Lupi. Ma lo sai che io sto bar l'ho perso nel 42? Quando la Roma vinse lo scudetto. E lo sai come si chiamava il centravanti della Roma quell'anno? Mussolini! Amedeo Amedei si chiamava! Ecco perché il mio figlio si chiama Amedeo. Pensa tu se si chiamava Tardello Tardelli. Ma papà, si è fatto tardi, devo andare in ufficio, ci vediamo stasera. Ciao, va, ciao, va, ciao, Bazzetto. Hai capito, povera creatura mossa, deve attraversare tutta Roma tutte le mattine. Però è un ragazzo che mi dà tante soddisfazioni, sì, sì, sì. Ma ti immagini se mi nasceva un fiore laziale? Meglio Frocio. Amedeo, Amedeo! Ciao. Te devo dire una cosa. Ah. Il commendatore ci sta aspettando, sta sul piede di guerra. Come di guerra? Ma non hai sentito te domani sera? No, che c'è? C'è la riunione di tutti i circoli sportivi per decidere il futuro della squadra. Il commendatore Pecorazzi ha detto che domenica prossima vuole tutti i dipendenti allo stadio, se no c'è licenza. E c'ha ragione. Tu parli così perché Pecorazzi ormai sta quasi per diventare tuo suocero. No, io parlo così perché quando uno c'ha una fede la deve rispettare. Ci dobbiamo andare tutti allo stadio, c'ha ragione Pecorazzi. Tutti insieme allo stadio a gridà Forza Lazio! Tutti ci devono venire allo stadio, tutti i dipendenti. E chi non ci viene, vuol dire che è romanista e lo caccio via. Ma commendatore, lo statuto dei lavoratori. A me non mi frega niente dello statuto dei lavoratori, qua comando io. Se non mi vendo la fabbrica e me ne vado all'estero a mangiarmi i soldi sulla Costa Smeralda. Ma guardi che la Costa Smeralda sta in Sardegna. Sulla costa svizzera, vabbè. Veramente lo statuto dei lavoratori non c'entra niente. Come non c'entra? Eh no, perché lo statuto dice che il lavoratore è libero di seguire le proprie idee politiche. Non parla di idee sportive. Per cui, molto opportunamente, il commendator Pecorazzi dice: vuoi essere comunista, fascista, democristiano, socialista? Non me ne frega niente! Basta che sei laziale, giusto? Giusto, giustissimo! Tu c'hai un gran talento, figlio mio! Tutti i giovani dovrebbero essere come te! Prenda esempio, prenda esempio! E sai che te dico? Da questo momento te nomino capo del personale! Ma il capo del personale sono io! Lei passerà ad altro incarico, vadi pure, vadi, vadi! Congratulazioni! Grazie! Giunta! Oh, per quanto riguarda il tuo nuovo stipendio... 30 denari. Come? 30 denari, 30.000 lire, facciamo una cosa simbolica, insomma, no? Beh, poi ci metteremo d'accordo. Piuttosto, te voglio far vedere la sorpresa per la quale ti sono convocato. Ah, sì. Mi è arrivata stamattina dalla fabbrica, vieni, vieni. Sì. Vieni, vieni. Non sa ancora niente a nessuno, devi essere il primo tu. Ecco qua. Carta igienica? Ma che genere di carta igienica? Carta giallo-rossa! Ma la faccio mettere in tutti i cessi dell'azienda. Che te ne pare? Geniale, commendatore. Ogni culo laziale esulterà. Da oggi la diarrea diventa patriottismo. A proposito, ha detto Patrizia che stasera mangi con noi. Ma, veramente niente io... ma, niente ma. Ti aspetto alla villa alle 9, ti devo far vedere la casa. Areggi un po'. Questa la mettiamo in cassaforte. La carta igienica? La carta igienica. In mezzo alle lire ci sta bene. Il commendatore la sta aspettando. E la macchina? La lasci pure qui, tanto dentro la rubano lo stesso. Prego. Grazie. Prego. Buonasera, commendatore. Oui, Amedei, sei tu? Sono contento che sei venuto. Patrizia scende subito. Si sta facendo bella. Sono 3 ore che sta davanti allo specchio. Patrizia! No, lasci stare, poi magari si innervosisce. No, ma che si innervosisce? Amedei! Mo scende, mo vedi che scende. Che bella casa che c'ha, Grazie.
Chissà quanto ci ha messo per arredarla. Ma che messo? Ma ti pare che io c'ho il tempo di pensare a ste stupidaggini? La so comprata tutta insieme. Come tutta insieme? Sì, con tutta la roba ho fatto un affare, sa. Solo dei libri qui c'è un capitale. Valgono molto. E te credo, 12 metri quadrati dei libri, solo da carta e... e i quadri poi, Scusi, ma questo è autentico? E come no? È di quel pittore che ne ha tanto parlato alla televisione. Aspetta, come si chiama? Ah, Ligabove. Ligabue? Beh, Ligabove, Ligabue, io non tanto so competente. Se te devo dire, manco mi piace. Però mia figlia dice che è tanto bello e allora... Invece te voglio far vedere un'altra cosa. Che cosa? Lo vuoi conoscere Chinaglia? Chi? L'ex centravanti della Lazio? Quasi. Vieni, vieni. È una cosa... Vieni, vieni. Anche tu sei laziale, vero Chinaglia? Fai l'aquila, su, fai l'aquila. Lazio le ale! Lazio le ale! Lazio le ale! Stanza! Che gli piglia? Lo so io che gli piglia, gli ho insegnato a riconoscere i romanisti appena si avvicinano. I romanisti? Che romanisti? Fin dal primo momento ho avuto il sospetto che quel cameriere è romanista. E so sicuro che si finge laziale per non essere licenziato. Può essere, commendatore. Papà! Patrizio! Papà, la vuoi smettere di insegnare le parolacce al pappagallo? Ma è possibile che in questa casa non si possa mai ricevere nessuno? Ciao, Amedeo. Ciao, Patrizio. Però quel pappagallo è un fenomeno, e dice Lazio, Lazio, olè, olè. E perché lo stronzo non lo metti? In tavola. È pronto in tavola. È romanista, so sicuro che è romanista. Ma io a quelli gli direi il collo come un gappò. Ma dove l'ha trovato? L'ho sorpreso tutto insieme con la casa, con l'Igabò. Buono. Dimmi una cosa, Amedeo. È tanto che è morto tuo padre, tanto tempo? Sì. Saranno 3 o 4 anni. 3 o 4? Ma non ti ricordi nemmeno quando è morto tuo padre? Papà, lascialo perdere, per favore. Certe cose si preferisce dimenticarle. Amedeo ebbe un trauma terribile. Vabbè, capisco lo trauma, però... Fu esattamente 3 anni e 2 mesi fa. Mi ricordo che quel giorno la Lazio giocava in casa con l'Avellino. E come no, Lazio Avellino, che l'arbitro ci fece perdere all'ultimo minuto. Scommetta che tuo padre morse per lo dolore. Fu proprio così. Poro papà. Non gli reggette il cuore. Perché era dei nostri tuo padre, E c'è da dirlo, laziale puro sangue. E che mestiere faceva? Che mestiere faceva? C'aveva un bar. Era conosciuto da tutti nel quartiere, il bar Forza Lazio. Ci si ritrovavano tutti i tifosi bianchi e azzurri. Pensi che c'aveva pure le tazzine bianche e azzurre, così chi veniva a pigliare il caffè da noi doveva baciare per forza i colori della Lazio. Che amo! Come mi sarebbe piaciuto conoscerlo! Uomini come questi ci vorrebbero alla guida della Lazio. Commentatore? Che c'è? La vogliono al telefono. E dica in Gesù. Guardi che è il segretario dell'onorevole Andreotti. Sto romanista mi rompe i coglioni sempre quando magno. Sono romanisti. Magna, magna. Grazie, commentatore. Sarpe. Adesso mi hai detto pure che tuo padre era della Lazio. E che gli dovevo dire? Che era vivo e romanista. Meglio morto e laziale, no? Se me sentisse. Ma così stai aggiungendo bugia su bugia. Ma se me l'hai detto tu che mi dovevo fingere laziale, così sarei piaciuto a tuo padre. Oh, qui io sto a rischiare la vita. Qua se ne accorgono un mese fanno. Ma ha riconosciuto pure il pappagallo. Oddio, ti ha riconosciuto. E come no? E meno male che tuo padre se l'è presa col cameriere. Ma quello ce l'aveva proprio con me. Oh, cerca di avere pazienza, Amedeo. Quando saremo sposati tutto questo sarà finito. Ci credo poco, guarda. Se è vero che mi vuoi bene. Ma come non te voglio bene? Mi sono fatto pure di stronzo dal pappagallo. Lo sai che sto pensando, Amedeo? Che sei pensato? E che cosa ha pensato, commendatore? Vieni avanti tu. Guarda un po' se ti piace sta giacca, Amedeo. Sei quello da Lazio. Da Lazio. Gagliarda, è proprio bella. Mi sono pensato di farne fare tante quante sono i dipendenti dell'azienda e di fargliela mettere a tutti quanti quando andiamo insieme la domenica allo stadio. Come? Vuoi far fare 1000 giacche? Ma che te sei impazzito? Ma possibile che ce debba avere una fia che mi deve sempre contraddire? Non ti vergogni di parlare così davanti a... è fia di un martire! E tu va! Non lo posso vedere, quello è un Giuda, quello è un falso laziale. Commendatore, la sua è una bella idea, soltanto che per ora si potrebbe cominciare con una rappresentanza della ditta. Non so, per adesso potremmo fare le giacche bianco-azzurre solamente per gli impiegati, non trova? Vabbè, per adesso magari le facciamo solamente per gli impiegati. Vuol dire che il programma per tutti i dipendenti lo ritarderemo. Così ritarderemo pure l'entrata al manicomio. Ma che dici? Oltretutto i manicomi l'hanno pure chiuso. No, ma per te prima o poi li riaprono. È stata proprio una bella serata, Amedeo, una serata da laziale. Grazie della cena, commendatore. Ma figurati, Amedeo, quando vuoi. Ciao.
Ciao. Ciao, Amedeo, buonanotte. Ciao, buonanotte. Allora, ci vediamo domani mattina in fabbrica. Ah, io domani mattina vengo un poco più tardi perché devo andare al ministero. Non si preoccupi, commendatore, deve dirmi qualche cosa in particolare. E che... Machina, ma che cazzo è impazzito? Ma non riconosci manco più il laziale. E se deve essere ingrippato? Sì, lo porti dal meccanico, cioè dal veterinario. Magari una sciocchezza, basta cambiare le piume. Ci vediamo domani, commendatore. Buonanotte, buongiorno, buone vacanze, non prenda freddo. Che bravo ragazzo. Peccato che il trauma del padre gli deve aver un po' impicciato la capoccia, che peccato. In 20.000! In 20.000 ci devo andare a Napoli domenica! Mi sono impegnato col presidente e 100 solo del bar Forza Lupi! Allora dammi queste 40.000 lire, bazzetto! Ma siamo sicuri che è tutto compreso nelle 40.000 lire? Ma come, ho messo sul programma, ho messo partenza alle 8 da qui! Viaggio in pullman, arrivo allo stadio San Paolo di Napoli alle ore 11 domenica mattina! Partita e rientro a Roma in serata! E il de magnà è compreso? Tutto compreso, che vuoi magnà, eh? Il caviale con champagne, che vuoi, eh? I fagioli con le gotiche, che vuoi? Un pezzo di cacio, che vuoi? Oh, ma che te credi? Noi domenica andiamo in guerra, questo pensa a magnà, pezzo. Domenica non si magna, si combatte. Dammi questi soldi, dammi. Hai capito che si combatte? Oh, mi raccomando, alle 8 precise qua, con le armi. Che armi? Come che armi? Tutto! Bombe, razzi, petardi, fumoni, hai capito? I napoletani sono armati fino ai denti, sa! Ci hanno pure le rampe di lancio che hanno fregato a quelli della NATO! Io mi porto pane e cicoria, salvo ognuno! Cicoria! Oh, Amedeo! Ciao, papà! Vieni qua, vieni, Amedeo! Ciao! Bello di papà, ci mancavi solo te, sei il centesimo! Il centesimo di chi? E come di chi? Il centesimo per Napoli, no? Il bar Forza Lupi fornisce 100 soldati! 100 riposi, insomma, la carovana giallo-rossa che deve sostenere a Roma nel difficile trasferimento di Napoli, come dicono i giornali, hai capito? Mi dispiace, papà, ma io non posso venire. E vabbè, non puoi venire? Beh, sei diventato matto! Ma come la Roma va in trincea e tu rimani nelle retrovie? Mi dispiace. No, e tu non me lo puoi dare sto dolore! Ma allora sei ammattito davvero, non glielo vuoi da sto dispiacere a papà tuo! Ma come sei stato sempre un bravo ragazzo, ma che te pia adesso, che te pia! Si tratta di un affare delicato, papà. No. Domenica non mi posso muovere dalla fabbrica. Ma che burla, domenica vai in fabbrica, sì. Mo! Che te? Ci hanno avvertito che lunedì arriva la finanza. Il principale si fida solo di me. C'ho tutto in mano io, capisci? E beh, allora se è così... Però ti prometto che domenica vengo alla partenza del pullman. Così se non posso essere il centesimo a Napoli, sarò il primo a strillare Forza Roma! A Roma! E tu sei sempre il figlio mio gagliardo e tosto! Posso essere io il centesimo? Ho sentito che non ci sono abbastanza romanisti. Oppure che non vogliono spendere. Ecco qua, ho portato le 40.000 lire. I razziali non sono ammessi nelle carovane giallorosse. Peccato, volevo venire a vedere la Roma che scaglia. Perché il Napoli gliene farà almeno 3. Senti, po', tu sei razziale, no? Ecco. E già sei disgraziato di nascita. Mo io dico, perché vuoi morire proprio oggi, quando con la salute che ti ritrovi potresti campare benissimo un altri 3-4 giorni? Vattene, sa! Lascia perdere. 3! Tre! Fermo, papà! 3! Tre! Iettatore! Brutto! Dai! Come tutti gli anziani! A me è proprio vero che noi siamo più belli, no? Quando l'inno stasera tutto il mondo correrà, canteremo fino alla morte! Dentro! Salire e cantare! Salire! Quanto mi dispiace, Amedeo, che non venghi con noi. Sapessi quanto mi dispiace a me. Ti faremo pure per te, Amedeo. Ma Bazzetto, hai portato le armi? Io mi sono portato questo. No, questa è la sequestro. E perché? E perché fare ordinanza? Ma come, è una pagnotta. Ma quale pagnotta? Questa è una bomba. Questa la tiriamo in faccia ai napoletani, vabbè? Bravi. Metti nel fodero. Ciao, Bazzetto. Ciao, Amedeo. Ciao, papà. Io, mio bello, ciao. Ciao. Ciao.
Mi raccomando, dategli giù, eh! Forza lupi! Forza lupi! Forza lupi! Vai, montate! Aia, cazzo! Non queste chiappe, pazzetto, dai, sali, papà! E su! Ciao! Ciao, papà! Salutami, ciao, forza! Vittoria! Fate gli alimbalzi! Vai, vai, ciao! E sempre forza Roma! Lazio! 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 Avanti, 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 coraggio, tutti in riga, avanti, svelti, su, svelti, dai, dai! Per due, ma avanti! Oh, 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 avanti voi con i tamburi in testa, su, tu vai in testa, vai, su! Brigarsi, andiamo! Oh, beh, sì, sì, ma mantenete il contatto, eh! In fila per due, in fila per due, su! Avanti, le bandiere, chi c'ha le bandiere? Le bandiere! Allora, siamo pronti? Attenzione, non ci perdiamo, pronti? Ma che fanno? Non cantano? E come, non cantano? Guardi, commendatore, Ditto a Pecorazzi, candare! Canderemo fino alla morte, innalzando i nostri colori, e ci viene dal profondo del cuore. Ale, 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 ale. Che stanno a metà campo. Non importa, il rigore è lo stesso. Rigore, 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 rigore. Attimo, ah, butta l'antenna e attacca il televisore alle corna che arrivi dritto al satellite. Ah, buona questa, non l'avevo mai sentita. Era di povero papà. Ah sì? L'arbitro li dovrebbero tutti appena un albero. Pagarazzi, sei pure te. E come che ci sono? Ti pare che ci manca? Sì. Scusa un attimo, li voglio provare. Forza Lazio! 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 Tira, tira! Lazio! Lazio! Forza! Lazio! Forza, questo è il mio futuro genero, Lazio! Piacere, Sportelli! Piacere, Eudeo! Lazio! 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 Mi pare di averla già vista lei! No, a me non mi pare! E me sarete visti allo stadio, siete laziali tutte e due! Annullato l'arbitro, quel gran fio di una passeggiata archeologica, e volevano vincere per forza, capirai, noi saremmo stati 20.000, loro parevano 2 milioni, 2 milioni, tamburi, butibù, tricche, ballacche, fuochi, mortaretti, sirene, un'altra po' arrivano pure i paracadutisti, dio un po' a Bazzetto. No! A me m'hanno dato una mattonata in testa! E meno male che m'hanno preso! So cascato per terra! M'hanno dato per morto! E se ne sono andati! Oh, poteva essere commozione cerebrale! Ma che commozione? Quale commozione? Quelli non si commuovevano per niente! E a Davide come minavano! Sapete niente niente che ha fatto la Lazio ieri? Dice che ha vinto 3-0! In questo esercizio della Lazio non ce ne frega niente. Allora mi dica che ha fatto la Roma. Dice che ha fatto schifo. È Amedeo. Vero, Sormè? Amedeo! E via qua, Amedeo, vieni qui. E di a questo signore che tuo padre c'ha un record. E che record?
Io sono l'unico in questo rione che non è stato mai in galera. Ho detto mai, manco un giorno. Ebbene, mo pare che sto record sta per finire. A recipo? Vieco! Rangolo! Ma proprio qua lei viene sfottere, andiamo, forza. È che non sono sportivi, non ci vanno a stare. Ma già, perché lei ci sta. Ma io e lei dove ci siamo incontrati? Ma perché ci siamo incontrati? Beh, mi pare di sì. E dove? E ci siamo incontrati al bar. Usciamo da qui, ci siamo visti qui, già, no? Al bar. Però lei non è come gli altri romanisti, ha qualcosa di diverso. Ma che c'ho da diverso? Io vadi, vadi! C'è qualcosa. Papà, se n'è andato! Vuole un passaggio? Patrizia! Come mai da queste parti? Niente, passavo di qua. Monta, dai, che ti accompagno in fabbrica. Oh. Tanto mica c'hai paura, no? No, tu vai piano, no? Certo. Piano! Non è vero che passavo. Ti sono venuta a cercare. Pensa se non mi trovavi. Magari domani ero ancora vivo. Senti, devo dirti una cosa importante. Sì, che cosa? La devi piantare di fare il doppio gioco. C'ho paura che vada a finire male. Ma io c'ho paura che va a finire malissimo! Allora la pianti? No! Come no? Perché no? E che faccio? Vado da tuo padre e gli dico: scusi, guardi, mi sono sbagliato, non sono più laziale, sono romanista, eh? Ma non puoi neanche continuare a fare la commedia. E diventa laziale per davvero, buonanotte. Sì, è mio padre. Tuo padre che? Quello muore. Ma può essere pure che non muore, no? E se non muore m'ammazza. Sempre un morto ci scappa. E allora che facciamo? E che ne so. Io spero tanto di finire sotto un autotreno. Ma io scherzavo! Grazie del passaggio. Magari la prossima volta fate seguire da un'ambulanza. Ciao. Ah, volevo dirti anche un'altra cosa. È per questo che ero venuta. Che cosa? Sono incinta! Pure. Come ti chiami? Nuzzi Oscari. Che fai la domenica? Ma lei che gli frega, scusi. Rispondi a tono, sto facendo una campionatura statistico aziendale. Allora che fai la domenica? La domenica dormo. E poi? E poi mai. E poi? E poi guardo la televisione. E allo stadio non ci vai mai? No. Neanche se gioca la Lazio? Ma che me frega a me della Lazio? Non hai capito, questa è una fabbrica laziale. Se non vieni allo stadio, Pecorazzi ti licenzia. Ma io sono romanista. No, tu sei disoccupato. Allora ci vengo allo stadio. Guarda che se deve fare per magnà. A chi lo dici? Tu sei Sgabelloni Armando, vero? Sì. Che fai la domenica? Non so, facciamo qualcosa insieme? Esonerato! Te dico, Pecora, che potevamo vincere. Però li dovevamo battere sul tifo, quei romanisti zozzi. In quanto al tifo, sta sicuro. Quello che mi preoccupa è la squadra. Te preoccupa? Ma guarda che se anche giochiamo in Serie B, oggi siamo più forti, ci avevamo un attacco da nazionale. Ma se fa poi sto Roma-Lazio? Se fa sì, per beneficenza. Ormai è tutto deciso. Come si dice, è amichevole. Altro che amichevole, io gli darebbe fuoco. A Pecora, la presidenza della società vorrebbe impegnare tutti i circoli laziali in una grande mobilitazione allo stadio. A Sporte, se tutti farebbero il lavoro che faccio io, sarebbimo in 100.000 solo laziale, vabbè? Ma via con me che te voglio far vedere come lavora Amedeo, quel bravo ragazzo che ti ho presentato domenica allo stadio, via via. Tu che fai la domenica? Amedeo, ma lasciami perdere, io sono la madre di famiglia, figurati, la domenica io la passo con Pippo Baudo, eh? Ce la fa, almeno tre, guarda! Il laziale! Amedeo! Capito, mi sta Amedeo? Amedeo? Capito, Amedeo, signor?
Era qui un momento fa, guardi un po', ci ho parlato proprio adesso, deve essere in giro. E se vede che se n'è andato in ufficio, gli Esportec ti accompagna all'uscita, vieni. Ammazza quanto pesa, oh. E che ci hanno messo? È morto. Per me può stare tranquillo, sportello, operai mia vengono di sicuro. Quando si tratta da Lazio, a me è capace di fare cosa da pazzi. Salutalo da parte mia. Senza. Mi raccomando, tutti insieme a gridare Forza Lazio! Forza Lazio! Ciao, sportello. Donnate a scaricare. All'inceneritore. Mi raccomando, all'inceneritore, eh? Aiuto! Aiuto! Oh! Ma che gli frega a lui, andiamo a scaricare la monnezza. Tanto non lo scarichiamo, ce lo sappiamo noi. Mo te pare che famo 20 km per bruciare quei 4 stracci. Aiuto! 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 Mortacci della Lazio! Mortacci della Roma! Ma non potevo nascere a Zurigo! Ma vaffanculo! Mortacci dei Pecorazzi! Mortacci mia! Mortacci loro! Mortacci del pallone! Membo! A me! Memmo! Oh, che te sei sciorto? Oh! Che? Hai saputo la notizia? No, che notizia? Ma come? Giovedì c'è la partita a Roma-Lazio! Chi è? Roma-Lazio! Sul giornale! Ma che sei matto? Roma-Lazio! Oh, davvero! Roma-Lazio per beneficenza! I presidenti delle due società si sono accordati per un amichevole che si presenta alquanto infocata, e te credo! Le due squadre non si incontrano da oltre 2 anni! Si prevede il tutto esaurito all'Olimpico, tutto esaurito, capirai, ce ne vorranno 2 d'Olimpici stavolta! Ah, mi raccomando, ci dovevo andare tutti! Tutti! Oh, stavolta chi marca visita lo fuciliamo! Ciao, papà! Amedeo, una grande notizia! Hanno proibito il calcio! Ma che dici, che dici? Giovedì la Roma gioca contro... Contro? Contro! Contro chi? Contro Lazio! Non è possibile. Ma come non è possibile? No, non è possibile. E invece sì, sì, sì. Si tratta di un incontro amichevole. Amichevole, hai capito? Hai capito, amichevole? Ho capito, sì. Il bar Forza Lupi ci sarà al completo. Tutti a non avere. Tutti. Tutti. In massa, tutti in massa. Senti, papà. Dimmi. A me mi piacerebbe tanto, ma mi sa che pure stavolta non posso venire. No, se non vengo stavolta è meglio che me ne una cortellata al cuore, oh! E poi che ce la fa? Ce la fa niente! Ma la fabbrica, i documenti... La finanza un'altra volta! Sì! No, domattina allora ci accompagno in fabbrica, ci parlo io col principale, gli chiedo il permesso, anzi, poi gli telefono subito, guarda un po'. Ma no, che fai, che telefoni? No, papà, lascia perdere, ce penso io, va bene? Che pensi tu? Ce penso io. Oh. Questa volta vengo senz'altro, ti assicuro che vengo, va bene? Parola del romanista? Parola del romanista. Dammi la mano! Oh, sarà una giornata di fuoco! Speriamo di non finire rosso. Ma che malato, ma che malato! Io ti vedo che sei sano come un pesce. Ma vede, commendatore, il dottore mi ha detto che c'ho un forte esaurimento. Ma tu stai a sentire quello che dicono i medici. E poi chi è che ti ha visitato? Il medico della Saube? Sì. E che mai che ne capisce quello? In caso mai ti faccio visita dal medico mio. Mo c'è telefono. No, lasci stare, commendatore. Forse c'ha ragione lei.
È meglio non dargli retta a questi dottori. Ti fanno prendere una paura, poi magari... poi magari non c'hai manco orcolera. Oh, lo vedi che comincia a ragionare? D'altra parte, ma dai, sitta ammali tu qua, a me se sfascia la situazione. Chi li legge sto operaiacci? Chi li porta allo stadio? Hai visto che bella figura abbiamo fatto l'altro giorno? Tutti quelli divisi. Sembravamo un battaglione. D'accordo, commendatore. Me farò forza. Parola della ziale? Parola della ziale. Questa volta li massacriamo! Me lo sento! Sapesse che me sento io. Oh, a proposito, te... ma non ti potevi dar malato? È che non ci ho provato. Tuo padre non ha voluto sentire ragioni. Un altro po' mi manda il medico fiscale. E allora potevi dire a tuo padre che... ma lascia perdere, che gli potevo dire? Che gli potevo dire? Che già gli ho detto tutto. Se non vado domenica alla partita è capace che gli piglio un colpo. Capirei, quello già soffre di cuore. Ma io non capisco tutto sto casino poi per una partita che non è neanche di campionato. Un'amichevole. Eh già, un'amichevole. E allora si la Lazio perde, guarda. Io ti rovescio questo bucale in testa così, pieno, si capisce? E se la Lazio vince? E non mi fa ridere, scusa, la Lazio vince. Ma cara vince la Lazio, con quei quattro paralitici che si ritrova. Tutto al più potrà vincere, che te devo dire? Una settimana di vacanze al traumatologico. Poche chiacchiere. Se la Lazio batte la Roma, lei che penitenza fa? Guarda, se dovesse succedere l'impossibile, che la Lazio dovrebbe mi fa parlare, bene, io ti autorizzo. Questo bocale fammo beve. Parola? Parola! Qua la mano? La mano? E io do la mano a te. Io do la mano a un laziale. Ma che sei matto? Oh! E qui col fatto dell'amichevole... possa via, cammina! Comunque avete sentito tutti, eh? Sì! Ah, sì? E allora mo senti questa. Per la Lazio! Siete collegati con lo stadio olimpico in Roma per la telecronaca dell'incontro amichevole Roma-Lazio, il cui incasso sarà interamente devoluto ad opere di beneficenza. Le tifoserie delle due squadre sono presenti al gran completo. Dopo due anni torna sul campo dell'Olimpico il derby più atteso e appassionante. Tutto il mondo verrà, canteremo fino alla morte, innalzando i nostri colori, accendendo al fondo del cuore. Ale, 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 Roma! 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 Come mai Amedeo ancora non si vede? Roma! Roma! Guarda, manca l'inizio! 5 minuti, ma stai tranquillo, vedrai che può arrivare. Da venire, sia da venire. Roma! Speriamo che non gli sia successo niente, capirai? Capirai? Mo arriva. Con tutti i silenziali che sta Roma! Roma! Bravo Amedeo, proprio una cosetta di gusto, grazie. Bravo! Oddio, che c'è Amedeo? Dio, mi fa male la panza! C'ho paura che mi si è sciolto il corpo! Sarà stata l'emozione! Ma come così, all'improvviso? E deve essere l'esaurimento! Scusi, ma devo trovare subito un gabinetto! Vai figlio, vai, vai! Grazie! Poco ti accompagno? No, la partita sta per incominciare, che se volevo un debole! Non si preoccupi, torno subito, vai. Povero figlio! Al tanto se... Pecorazzi! Roma! 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 Roma!
si vede qui a partire a sta per cominciare a rompere passi con quelle. Ciao, va! Non vedi che giacca, andare immediata. Ma sono dovuto andare di là, apposta ho fatto tardi. Bella! Bella, eh? E pure il cappelletto. Bella! Adesso la metà campo romanista, ma l'affondo della Lazio viene subito interrotto. Il gioco è deciso, ma sostanzialmente corretto. Qualche spintone, ma sempre senza cattiveria. E lo passo qui! Finiscilo! Devi morire! Devi morire! Mi fa male la panza, mi sa che mi sta venendo colica. E mo mi serve subito un gabinetto. Me lo sto a far sotto. Ti accompagno? No, tu sta qua che è meglio. Ma che se vuole monte voli proprio adesso? Va, ti aspetto qua. Forza! Vado subito, eh. Vabbè. Forza! Roma! Arriva lo squadrone giallo-rosso, giallo-rosso. Molto meglio, ma mi sa che non è ancora finita. A parafio si vede che è proprio l'emozione. Esaurimento. Ma questo! Quei cornuti della curva sud reclamano il rigore, reclamano, guarda come strillano! Guarda che marmaglie! Sozzi romanisti! Ah, c'è pure lei! Guardi col binocolo! Guardi, quei cornutoni! Là, al centro! Guardi! C'è uno che strilla come un galeaccio! Che bestia! Chissà chi è quel beccaccione, mi verrebbe voglia di andare lì e dai a tucarci in bocca. No, è una bestia. È una bestia. Senta, certe cose è meglio non vederle. Rosso. Oh, bastardo giallo rosso. La 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 la, que que, que que. La 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 la, que que, que que. La 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 la, que que, que que. Via, sì. Oh, povero mi sembra l'altra volta il gabinetto, scusate. E vai, vai, non ti preoccupa. Scusate, torno subito. Vai, vai, non ti preoccupa. Lazio!
sono sto chiari scuri? Ah no, c'ho un po' di congiuntivite. È quella che ti ha fatto venire sciorta. Ah sì, deve essere proprio apri quella, a ecco sinistra, perché. Apri! E allarga pure! Amedeo, ma indossa. Oh! E beh che fa? Non guardi la partita! Me devo riparare! Deve essere la luce che mi dà fastidio! Ho capito che è proprio quella che mi fa quello strano. Ma così non vedi niente, no? Basta che non mi vedono a me. Eccola! Ci devo andare, torno subito. Ah, questo va sempre acceso, bu. Amichevole Roma-Lazio sta così giungendo al termine. In realtà si è trattato di un incontro assai poco amichevole, le due squadre si sono affrontate con maschia determinazione e numerosissimi sono stati gli incidenti in campo. Due giocatori per parte sono stati espulsi ed altri quattro hanno dovuto abbandonare il campo in seguito ai colpi ricevuti. Ciononostante il punteggio è sempre sullo 0-0 quando manca solo un minuto e mezzo alla fine dell'incontro. Lazio! Lazio! Ho fatto 30 chilometri! Se non moro stavolta vado alle Olimpiadi! Devi morire! Devi morire! Devi morire! Rigore, brutta zozza, rigore! Attenzione, colpo di scena! L'arbitro ha decretato in questo momento un rigore per la Roma! Io gli sparo a quello! Ma vado a casa, prendo la pistola e il portellone e gli sparo! Dopo cornutaccio! Arbitro, vi appesca con pervezza, ferverme! Li mordacci due a boia! Eschi da ora! Ossi ne ammazzate! Che è successo? Gli hanno dato un rigore a quei cornuti! Cornuto! Cornuto!